Eccoci qua. Terza parte di Mani e Fuori. Come temevo, è arrivato il pinguino. Eccolo qua, è arrivata la mascotte della Pallavolo Padova, Tonazzo. È entrato in studio. Giuro che non so ancora da che parte sia entrato, perché veramente... No, no, stai pure tranquillo, che ti vedo particolarmente agitato. Mantieni la calma. La calma. Pinguino, abbiamo perso anche stasera 3-0. Lo so. Domenica come la vedi per domenica prossima? Domenica com'è? Bene? Beh, quel gesto non farlo troppo, perché potrebbe essere frainteso. Comunque, sei ottimista per domenica? Sarai presente come sempre? Sì? No. Gongoli, è un po' gongolante. Piano piano, che fai del male alle ragazze di sera. Per favore. Va bene, torniamo un po' più seri. Anzi no, non torniamo seri, continuiamo ad essere, poi sentiamo gli amici di essere monserici, perché caro Fabio, ti dovevo dire perché domenica, qual è stato il vero motivo per cui domenica si è persa un po' la partita, perché c'è stato un giocatore che pure poi in campo ha giocato benino, che però ha combinato qualcosa. Vediamo cosa è successo veramente nel servizio di Alberto Sanavia. Pronto? Ciao Matti. Oi, ciao Santi, dimmi. Senti Matti, io ho bisogno di un consiglio. Sabato sono fuori con Lucy tutta la notte ad una festa. Ad essere sincero, domenica non ho tanta voglia di giocare. Hai qualche consiglio? Cosa posso fare? Facciamo così. Mi è venuta in mente un'idea. Siccome conosco Valerio, uno tutto precisino che ci tiene agli orari, tu fai così: arriva la partita all'ultimo minuto, così siamo sicuri che lo fai arrabbiare e non ti fa giocare. Ma dici che funzionerà? Sì, fidati tranquillo, vedrai che funzionerà. Vabbè, ok, grazie Matti, ciao, ci vediamo. Ciao Santi, ciao. Puta madre, non c'è nessuno, no? Ciao coach, sono arrivato in ritardo, scusa, ho avuto problemi a casa, c'era il traffico, ho tamponato uno per strada, mi ha fermato la polizia, quindi sono arrivato in ritardo, mi spiace. No, ma tranquillo, non preoccuparti, sei qui un'ora prima, adesso vai a cambiarti che poi inizia la partita. Oi Santi, ti sei sbagliato, c'era l'ora solare stanotte. Porca t***a! E poi tutto braccio e noi tutta voce, nell'abbraccio ci stringiamo qua. Eccola qua, capito Fabio? Questo era il vero motivo, eh? Esatto. Bravo, bravo, bravissimo Alberto Sanavia, che ogni settimana si inventa qualcosa e poi ce la regala. Tra l'altro questi video poi impazzano un po' su tutta la rete. Ancora un momento, allunghiamo amici, tenete, abbiate pazienza ancora un attimo, perché abbiamo in diretta, credo, Marco Giannesello da Macerata, proprio con qualche istante dopo il termine della partita che ha visto la vittoria della Lube Treia per 3-0 sulla Tonazzo Padova. Marco, mi senti? Sì, buonasera Massimo, buonasera a tutti i telespettatori. Ciao Marco. Allora, noi abbiamo visto qualche frammento di partita, io un po' poco perché sto conducendo, come tu sai, in diretta questa sera questa trasmissione, ma i miei ospiti, che sono Marco Meoni, Fabio Cremonese, il presidente, Fabio Nardo e Mauro Bergamaschi, oltre che la società dell'Est Monselice, che è qui questa sera, abbiamo visto comunque un bel terzo set, ancora tanto impegno. Mi confermi questo? Sì, confermo assolutamente il terzo parziale, che è stato molto combattuto fino alla fine, forse si poteva anche contendere la vittoria fino all'ultimo punto davvero, complice anche una chiamata dubbia su un primo tocco in difesa di Santiago Orduna, chiamato accompagnata, ma al di là di questo, due prime frazioni senza discussione. Nel secondo set Padova iniziava bene, ma poi la Luve e il campione d'Italia uscivano con prepotenza, invece nel terzo set, come già si era visto nella gara casalinga con Modena, una Tonazzo molto più efficace a muro, molto più presente in attacco, con un ottimo Chiroga,
Fratonazzo che ha conteso per buona parte della frazione la palla, il punteggio punto a punto con i campioni d'Italia. Marco, diceva il tuo presidente Fabio Cremonese che ci vorrebbe un quarto set a questo punto, perché la squadra sembra carburare un po' tardi. Sì, è chiaro che a volte l'impatto con giocatori di questa caratura, l'impatto anche fisico a volte è davvero, insomma, difficile da sopportare. Abbiamo visto dei giocatori veramente strabordanti dal punto di vista fisico e forse sì, c'è da migliorare l'impatto iniziale. Ecco, sembra come che la Donato giochi sciolta dopo che il risultato è già stato incanalato nella direzione favorevole agli avversari. Avversari che peraltro, come sappiamo, in questa fase iniziale sono di caratura nettamente maggiore rispetto a quella della Donato. Caro Marco, io adesso ti saluto, ma ti dico anche che in studio è arrivato un personaggio inquietante che so hai mandato tu, che è il pinguino, quindi sei responsabile di questa cosa e poi eccolo qua, è inquadrato in questo momento, quindi se vuoi salutarlo, perché so che l'hai mandato tu, quindi il problema è tuo. Io lo saluto e sappiate che sono assicurato per danni a terzi, quindi insomma dormo tranquillo. Ok. Marco, grazie. Marco Giannesello, responsabile marketing. Ci vediamo chiaramente domenica alle 18 al Palla Fabric, perché arriva a Perugia. Ciao Marco e buon rientro. Ciao Marco. Bene, grazie. Torniamo in studio. Quindi, insomma, Marco, confermato insomma che la squadra comunque ha lottato un po' anche stasera, no? Quindi... Sì, giocare... Bisogna accontentarsi o è ancora poco? Accontentarsi nello sport non è un bel termine, no, però penso che la ricerca del buon gioco sia la soluzione migliore. Dopodiché entrare in palestra per fare sempre ottime partite è l'unica soluzione per portare a casa qualche punto. Devo dire, prima parlavo con Fabio, che con queste squadre qua, come la Lube, come può essere Modena, riuscire a restare punto a punto è chiaro che è molto difficile, ma te la giochi molto meglio, perché nel momento in cui riescono a prendere 5-6 punti di differenza, allora ognuno di loro può fare la differenza in battute, magari fa un filotto di 2 punti o di 3 punti. In realtà, giocando palla su palla, loro restano, è più facile portarli all'errore, perché è inaspettato per loro il fatto di giocarsela magari con Padova, certo, in questo caso, certo. E quindi palla possono... su palla. Sì, allora lì, come nell'ultimo set, rischi per un punto di... E quello che è successo un po' con Modena domenica, se vuoi, anche Vettori, esatto, a un certo punto è stato anche sostituito. Esatto, proprio questa situazione qua, perché magari Orduna ti mura, e non deve essere assolutamente così. Allora ti ostini a dover passare sopra Orduna in attacco. E magari non ci riesci. Magari non Fefè, ci riesci. Se ti ricordi, insegnava quante mura... Esatto. Grande Fefè. Bene, è il momento del BP Team, adesso intanto Maurizio ci aveva prima spiegato un po', adesso Ernesto Brasolin, che invece è della parte, come posso dire, del Monselice? Dell'altra città murata. Sì. Allora, intanto complimenti, perché io quando vedo delle collaborazioni sono sempre contento, perché mi sembrano delle cose intelligenti in un momento anche di difficoltà economica come adesso. È una necessità comunque, perché appunto quando il quadro generale è critico, collaborare... O si collabora o non si va lontano, ci vogliono risorse comunque anche a livello giovanile, anche a livello, diciamo, chiamiamolo dilettantistico. Se poi si fa il passo in più, si comincia ad andare in serie nazionale, come è successo a noi l'altro anno, e ancora di più, perché comunque ci vogliono le risorse. Collaborare, quindi avere un bacino di non solo di praticanti, ma anche di risorse più ampio, è vitale. Spiegami un po' a che livello è la collaborazione, cioè quali squadre, a quali campionati partecipate e in che modo, insomma. Allora, le sinergie sono rivolte soprattutto ai settori giovanili, quindi alle ragazze giovani, c'è un interscambio con gli allenatori, anche di atleti. Poi è chiaro che deve esserci un elemento trainante. Nel nostro caso del Volley Club Ugane Monselice è la B2 femminile, che comunque serve da punto di riferimento per tutte queste giovani, perché poi queste giovani, si pensa e si spera, possano essere le risorse che vanno a dare un forte alla prima squadra, perché le prime squadre spesso sono formate da elementi che vengono da ogni parte. Noi abbiamo ragazze che vengono da fuori regione, però l'ideale sarebbe quello di avere le risorse in casa, un po' la per una serie creare, di motivi, sempre di più. Certamente logistici. La squadra che abbiamo qui questa sera, cioè, non facciamo giro di microfono perché perdiamo, è della Serie D, mi pare. È la Serie D dell'Est, sì, che partecipa al campionato regionale Serie D,
E... Però ragazzi, è molto giovane, vedo. Questa è un under, però non è una serie di vera. È un under. È un sotto 18, sì. Al 18. Quindi sono le risorse che poi, diciamo, sono lì in calda per una eventuale prima squadra. La prima squadra nostra adesso è composta sia da ragazze giovani, perché abbiamo due 18enni titolari, chiamiamoli titolari, perché io sono ancora ancorato a vecchi. E assieme ad altre più esperte che hanno giocato anche in massima serie, anche serie A, altre che provengono da categoria B1. Infatti l'anno scorso abbiamo avuto buoni risultati, buoni insomma, abbiamo vinto la Coppa Italia. Vabbè. Che è stata una prima volta della provincia di Padova la Coppa Italia di categoria. Abbiamo mancato per un soffio i playoff promozione. Quest'anno abbiamo rinforzato la squadra con qualche nuovo elemento. Siamo all'inizio del campionato, abbiamo passato il turno di Coppa Italia, adesso il campionato è all'inizio, ci sono le solite difficoltà di preparazione, appesantimenti, magagnette varie, amalgama del gruppo con gli elementi nuovi, incognite perché ogni anno ci cambiano il girone, quindi non conosciamo le realtà avversarie, ogni squadra si rinnova. Però vi state dando molto da fare. Sì, certo, l'impegno. Fabio, come comitato penso che non possiate fare altro che sottolineare l'importanza di queste collaborazioni. Il comitato da anni non fa che portare avanti questo concetto della collaborazione. La collaborazione vuol dire sinergia dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista organizzativo, vuol dire suddividere, anzi condividere i palazzetti, condividere la palestra, condividere gli allenatori, vuol dire continuare a rimanere e essere presenti nel territorio, che per tutte le società di base nostra è una questione assolutamente fondamentale, ma significa anche cercare di fare qualità. Il fatto di mettersi insieme porta ovviamente per ovvietà il fatto di avere maggiore qualità. E nel caso di prime squadre, qualsiasi esse siano, la possibilità di avere un bacino e la possibilità di integrarle senza dover attingere al portafoglio. Quindi questo non si è fa, un'altra Maurizio, cosa solo importante. L'ospedale di Este Monselice, il nuovo ospedale che sarà inaugurato certo. Tra poco, credo, ma anche questo BP Team, no? Sì, certo, questo BP Team, lo dicevo prima, è nato 2 anni fa l'idea, ha visto proprio la nascita da poco, ma ci crediamo davvero, anche il presidente Gianni Boetto, che in questo momento appunto non ha potuto essere presente, però ogni giorno noi ci sentiamo e spingiamo su questa cosa, e ci piace dire che è un progetto che non deve per forza coinvolgere solo Este Monselice, ma l'abbiamo chiamato apposta BP Team, cioè Bassa Padovana, proprio perché ci auguriamo e vorremmo che tutte le altre società o una gran parte delle altre società della Bassa Padovana fossero pronte già da domani ad essere con noi. Ecco. Quindi, anche perché il bacino è comunque ampio. Il bacino è molto ampio, noi in realtà abbiamo già parlato con quasi tutte le società della Bassa Padovana, molte sono quasi certe di entrare in tempi molto rapidi a far parte di questo gruppo, qualcun'altra ci sta ancora un po' pensando, però noi crediamo che sarà un proprio il futuro proprio più prossimo questo di questo grosso gruppo della Bassa Padovana. Ecco. Obiettivi li avete già più o meno dichiarati? O? Gli obiettivi principalmente sono quelli di far crescere un giovanile qualitativamente, come diceva Fabio, ma anche quantitativamente. In realtà solo questi gruppi qua sono i gruppi, ce ne sono pochi purtroppo anche nel padovano, sono 3-4 in tutto. Ma stanno crescendo. Ma se no ci troviamo con delle squadre che sono troppo forti per tutte le altre. Noi se pensiamo solo a Este abbiamo 3 società, insomma così noi dobbiamo riuscire ad essere un'unica società, certo. Non solo a Este ma in un territorio ben più ampio. E quindi possiamo essere competitivi, possiamo cominciare a pensare un po' più in grande, pensare certo, anche a, certo. E soprattutto dare anche, è importante appunto come si diceva la B2 per noi che fratto non nascondiamo anche che l'obiettivo sarebbe anche quello di riuscire ad avere un risultato molto importante in B2. Perché fa un po' da traino chiaramente. Deve fare da traino, deve essere anche l'obiettivo per tutte queste ragazze. Fra l'altro queste ragazze, ci tengo a dire, sono tutte ragazze Este Monselice e dintorni naturalmente, sono tutte under 18, qui abbiamo anche delle under 16 e la serie D la faremo proprio con tutte ragazze under in realtà un paio sono 96, ma quindi vuol dire hanno appena compiuto 18 anni, ecco, però per il resto saranno tutte ragazze under 18 e under 16.
Marco, cosa bisogna fare per portare, qui abbiamo parlato di pallavolo femminile, ma al maschile a livello giovanile la raccolta, come si dice, è la cosa più... Ne parlavamo prima con tuo figlio, no? Che fa tutti gli sport e adesso finalmente, dico io, è approdato... Cioè, allo sport consiglio? Giusto, a quello giusto, è approdato allo sport giusto. Fabio Naro ti ascolta adesso, attento, se tu hai qualche consiglio per aumentare i 10.700, quanti sono? Fabio, 10.700 erotti atleti. Cioè l'hai segnato ormai, sopra il letto la sera? Ormai da qualche anno siamo sopra i 10.000. Diciamo. Di tesserati. Dobbiamo cominciare a falsificare le carte d'identità perché non ci sono più ragazzi ormai. No, penso che il lavoro... No, sul maschile, secondo me. Il maschile è molto difficile. Penso anche che sia difficile proprio come sport per i ragazzi, perché la donna, per sua fattezza... E cresce prima del maschio, no? Fisicamente, quindi è molto più abile nel movimento già a 12 anni. Ho visto mia figlia quando ha cominciato, chiaramente ha cominciato molto prima nel palleggio, mentre per un maschio è molto complicato, prima perché il maschio vuole schiacciare, perché la pallavolo è la schiacciata, è così in realtà, e fino a 13 anni, 14 anni il movimento è veramente complicato, perché trovare il tempo, è la palla giusta, riuscire a passare dall'altra parte della rete, manca la soddisfazione vera, mentre sai giocare a basket, il canestro bene o male riesce a farlo, a calcio hai l'obiettivo della porta. C'è il rischio che uno perda la pazienza, tu dici. Sì, è demotivante la pallavolo, perché palleggiare è un gesto tecnico molto complicato. E non naturale. E non naturale, perché io mi ricordo le varie partite che si fanno insieme agli altri atleti di varie discipline, io non sono di certo un fenomeno né a calcio né a basket, però in campo ci stai. Mentre quando un baschettaro doveva palleggiare si trovava molto in difficoltà e chiaramente faceva fallo perché non aveva mai fatto neanche una partita di beach volley. Quindi la pallavolo richiede un'abilità tecnica molto molto particolare, sì, e coordinativa, che nel maschio soprattutto arriva in età un po' più avanzata. Quindi penso che... Non è neanche semplice cominciare molto da giovane. Gianni perché è un esempio, no? Sì, Giangio non ha età. Lui ha iniziato tardi veramente, no, a giocare. Sì. Anche tu non giovanissimo, però. Sì, io ho iniziato, ci pensavo l'altro giorno, penso in terza media, seconda infatti. Media, comunque non molto presto. Ma penso che dopo un po' il talento sicuramente, ma aver trovato da parte mia una predisposizione sicuramente, come da parte di tutti i giocatori che poi arrivano a certi livelli, ma la determinazione e gli allenatori che hanno accompagnato in un percorso molto importante, quello faccia veramente... Dimmi un paio con cui proprio... No, sarebbe veramente spiacevole dirne un paio, perché vorrebbe dire lasciare da parte di tutti gli altri, però dal primo che ho avuto all'ultimo... sono stati tutti determinanti per la mia carriera, i più bravi e i meno bravi. Marco, chi vedi sulla panchina della nazionale se va via Berruto? No, intanto Mauro dovrebbe comunque, dal mio punto di vista, nel caso dovesse andare via come tecnico, restare all'interno della federazione, perché è un uomo mediatico importantissimo. Cioè lui riesce a trattare con i media come nessuno sa fare, in maniera limpida e trasparente. E dopodiché, dal punto di vista tecnico, io penso che Gianni sia la persona più probabile e mi auguro che sia anche la più adatta. Certo, non è un allenatore navigato come ce ne possono essere altri. Mi dispiace dirlo, probabilmente vado contro tendenza, ma non è detto che debba essere per forza un allenatore italiano, voglio dire, certo, no? Si potrebbe pensare anche... Io nella scheda iniziale avevo citato il nome di Angelo Renzetti perché secondo me potrebbe avere le caratteristiche per la nazionale. Allora, Angelo è una persona, è venuto a salutare, io sono passato casualmente dietro la panchina di Modena durante la presentazione della squadra, è uscito dal campo per venirmi a salutare, che mi ha messo anche in imbarazzo, no? Sembrava che fossi passato apposta, quindi ho un legame con lui particolare. E ritengo che sia l'allenatore italiano che sa la tecnica meglio di tutti, però la gestione della nazionale non è fatta per lui, perché lui ha bisogno del suo ambiente, del suo spazio, della sua famiglia, e stare 6, 7, 8 mesi lontano da casa non penso che sia la soluzione migliore per lui per poi trasferire il meglio alla squadra. Certo. Però, vedi, per esempio, un nome come Hogg, sì, Glenn Hogg, canadese, che è in Italia negli anni 80, probabilmente, non so, toglierebbe un po' di scorie dalla parte. Questo Glenn Hogg. Ma ho un... Così, è un... No, è un allenatore che conosco da tanti anni, non direttamente, ma ho giocato contro, ho avuto tanti ragazzi che l'hanno avuto come allenatore, e proprio perché non è molto conosciuto... Potrebbe essere, dice, anche uno che è tutto sommato... Cioè, la grande svolta l'ha portata Velasco, quando non era nessuno, era uno straniero, e ha cambiato un po' la mentalità
italiana. Io ho letto un articolo, ha scritto Giulio, proprio il giorno della partita tra Italia e Argentina. È stato un articolo molto toccante, che parlava sia dei problemi della pallavolo italiana oggi, sia del sociale italiano oggi. E penso che lui abbia veramente ragione. Si stanno facendo discorsi che si fecero prima che arrivasse lui, dove c'era sempre una scusa, sempre qualcuno più forte di noi, che non si poteva fare. E è stato molto bravo a cambiare questo nella testa dei giocatori, che il bagger, il palleggio e la schiacciata la facevano identica anche l'anno prima che non c'era lui, no? Quindi lui è nella testa di Zorzi, Cantagalli, Gardini, Bracci, è riuscito a mettere dentro un Baco che da una parte ha mangiato tutti gli alibi e dall'altro ha creato quella grandissima fame di... Quindi tu dici che potrebbe esserci anche un elemento di discontinuità, chiamiamolo così, potrebbe anche tutto sommato essere interessante. No, è una riflessione chiaramente che stiamo facendo. Ma potrebbe essere una delle tante soluzioni che ci possono essere. A me sinceramente non piace l'idea di un allenatore straniero per la nazionale italiana. Però dici che tutto sommato potrebbe anche... Mauro, lo stavi ascoltando con grandissima attenzione. Ti vedevo con la coda dell'occhio. Marco. Cioè, per Marco ci vorrebbe una puntata solo per lui, perché lui chiaramente la sua esperienza è tale per cui può parlare di qualsiasi cosa. Ma tu giochi ancora, Mauro? Sì, giochiamo con una squadra di amatori. Non dire la palla, rovini tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Cioè, Fanta Volley. A proposito di Fanta Volley, seconda giornata. Hai fatto la squadra di Fanta Volley? No, non ancora. E cosa aspetti? Anche Mattia Rosso è lì che... Però abbiamo dato una mano anche lì, insomma. Gli hai dato una mano anche lì? No, le belle magliette colorate che c'erano... A Trento. Questo Bergamaschi è veramente, veramente straordinario. Siamo quasi in chiusura, volevo chiedere alla regia se cortesemente mi manda la sola impressione, perché le partite sono praticamente tutte terminate tranne una, quindi vediamo i risultati di tutta questa giornata, praticamente la terza giornata di Superlega. Ricordo che la Tonazzo Padova ha perso 3-0 a Macerata con la Lube Treia, 25-15, 25-18, 25-22. Adesso vediamo con l'aiuto appunto anche della grafica i risultati degli altri campi. Ricordo che domenica si giocherà la quarta giornata e a Padova arriverà alle 18, eccola che arriva la grafica. Valentina, riesci a darmi una mano tu? Sì, allora la partita ancora tra Ravenna e Sansepolcro, siamo 1-2 per Ravenna. E quarto set come siamo messi, Valentina? Quarto set siamo 7-10 per Ravenna. Beh, va bene, quindi 2-1, quindi 10-7 Ravenna che tenta di portare via i tre punti, vai. Poi Piacenza vince 3-0 contro il Verona, Perugia vince 3-0 contro Latina, vince Modena Volley contro Monza 3-0 e vince Trento 3-0 contro Molfetta. Quindi tutti 3-0 tranne la partita di Sansepolcro, dove appunto Ravenna sta continuando e confermando anche questo bellissimo avvio di campionato. Applauso a tutto il BP Team Monselice Este, Bassa Padovana, complimenti per quello che state facendo. Applauso a Fabio Temonese, presidente Tonazzo Padova. Grazie davvero di cuore a Marco Meoni, io ti invito ancora, perché è davvero un piacere sentirti. Grazie Fabio Nardo, presidente del comitato. Grazie a voi, buonasera. Al grande Mauro Bergamaschi, grazie a Valentino, grazie al grande Pinguino. Ci vediamo domenica con te e con tutti i tifosi del Palafabris. Alle 18 arriva appunto a Palafabris Perugia, altro big match, altra partita importante. Ci dovrebbero essere anche Mattia Rosso, speriamo, e Sebastiano Milan, quindi Tonazzo per la prima volta al gran completo. Noi invece vi aspettiamo puntuali mercoledì prossimo alle 21, TV7 News, canale 87. Buonanotte!